Lassù, tra le luci, c'era il mio nome. Dio, qualcuno deve essersi svegliato, mi dissi, ma era là, tutto illuminato. Allora mi sedetti e mi dissi, ricordati, non sei una stella. Ma il nome era proprio lassù, in piena luce. È una giovane attrice in ascesa a scrivere queste parole. Una donna piena di talento, una dea fra gli uomini e in quanto tale anche una persona sola, incompresa, mutevole. Un simbolo. Ma dietro quel simbolo si cela un'anima intelligente e molto sensibile. Di quelle che lo sono a tal punto da diventare anche fragili, in un mondo pronto a divorarle. E il 5 agosto 1962, in una notte che sembra coprire la verità con ombre ancora troppo fitte, quella giovane attrice finisce per essere divorata. Norma Jean Mortenson muore, ma un mito si consolida, il mito di Marilyn Monroe. Il caso Marilyn Monroe. Una morte misteriosa. Il grande nemico della verità molto spesso non è la menzogna, deliberata, creata d'arte e disonesta, quanto il mito, persistente, persuasivo e irrealistico. Sono parole di John Fitzgerald Kennedy, il 35esimo presidente degli Stati Uniti, un uomo che in questa storia farà sentire la sua pesantissima presenza in più occasioni, legato proprio a quel mito che considerava nemico della verità. Un mito che in questo caso non è il suo, ma di un'altra persona la cui scomparsa fece forse più rumore di quello che succederà due mesi dopo, con la notizia di una crisi spaventosa, quella che avrebbe potuto portare il mondo a una guerra nucleare. Ma quale essere vivente può catalizzare l'attenzione più di una possibile apocalisse atomica? Eccolo qua il mito. Narrazione sacrale, resurrezione di una realtà primigenia, come lo definiva l'antropologo Bronislaw Malinowski, raccontata per soddisfare i bisogni umani. Storie che rappresentavano le attività degli dei. E cos'erano le grandi stelle del cinema se non dei o dee in un mondo che li idolatrava e li venerava, che seguiva con occhi sognanti le loro vite perfette e idilliache, fatte di film, successo, denaro, felicità, bellezza, così lontane dalle persone considerate comuni, dalle esistenze semplici o grezze o banali, da quelle che si accalcavano nelle sale per vedere l'ultima avventura del loro attore o della loro attrice preferita, statue greche scolpite nella gloria. Eppure, dietro i riflettori accesi, le paillette, i vestiti eleganti, le foto, i premi, i sorrisi con cui si mascherano le crepe marmoree di quelle sculture umane, i miti celano a volte tutt'altro ed è lì, esattamente lì, in quel punto, in quella crepa, che si intravede il buio all'interno, il vuoto. Che si può gettare lo sguardo nell'inferno di un'anima devastata. È lì che si può osservare la verità. I miti, le stelle, i VIP, le grandi figure che alimentano sogni ed emozioni non sono poi così diversi dalle persone comuni che li ammirano. Certo, oggi abbiamo internet e i social, la finestra sul mondo e sulle vite di tutti, falsificabili, certo, ma solo fino a un certo punto. E la realtà delle cose ci è maggiormente familiare, ma negli anni delle grandi star, i giorni di Humphrey Bogart e Katharine Hepburn, le cose erano molto diverse. Si conoscevano vizi e virtù per dicerie o perché il personaggio famoso di turno faceva una scenata in un luogo pubblico e i giornali, da quel punto di vista forse le cose non sono poi cambiate molto, optavano sempre per lo scoop emotivo, quando non per la gogna popolare. E allora? Riprendendo le parole di Kennedy, il mito è sì un grande nemico della verità, o perlomeno ne è armatura. È sì a volte falsità, è pericoloso, illusorio, incompreso, ma è anche qualcosa d'altro, qualcosa di più sottile, di utile, poiché può essere un'ispirazione. E questa dicotomia lo rende complesso, di una complessità che può pesare come un macigno sulla vita di coloro che quel mito lo devono portare sulle proprie spalle, sia che qualcun altro gliel'abbia accomodato come uno scialle di cemento, sia che abbiano deciso volontariamente di coprirsi, cercandolo, facendolo proprio. In entrambi i casi, il rischio è sempre lo stesso,
restarne schiacciati e qualche volta renderlo immortale. Ecco, forse nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1962, Norma Jean Mortenson Baker, in arte Marilyn Monroe, è rimasta schiacciata, consegnando il suo mito al firmamento della grandezza, diventando stella luminosa ed eterna, sex symbol, icona e, proprio per questo, trasformando la sua morte, quella morte strana, quella morte impossibile perché le star, i miti, mica muoiono così, in un caso tuttora dibattuto, poiché nella definizione probabile suicidio, quella parola, quel probabile, dà tremendamente fastidio a molti. I'm a drinker. I can stop anytime I want to, only I don't want to, especially when I'm blue. Bentrovati, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto alla terza stagione di Uno Studio in Nero. La mia serie è dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. Negli scorsi anni ci siamo occupati di vicende tremende, dai delitti di Jack lo Squartatore a quelli del mostro di Firenze, dalla morte di Pierpaolo Pasolini al terrore del mostro di Roma. Oggi inizia questa nuova stagione e ho deciso di aprire le danze, per così dire, con un caso molto famoso. Se ne è parlato, scritto tanto, ma sono ancora parecchi coloro che lo ritengono aperto. E in fondo è comprensibile, visto che stiamo per trattare la vita, e soprattutto la morte, di una diva incredibile e indiscussa, Marilyn Monroe. E a me sembra tu abbia vissuto la tua vita come una candela al vento, senza mai sapere a chi aggrapparti quando pioveva forte. E mi sarebbe piaciuto conoscerti, ma ero solo un ragazzino. La tua candela si è spenta presto, la tua leggenda mai. Elton John compone questa canzone, Candle in the Wind, scritta insieme al suo collaboratore di lunga data, il poeta e paroliere Bernie Taupin, nel 1974, dedicata proprio alla vita e alla dipartita di Marilyn, citata nel testo con il suo vero nome, Norma Jean. Probabilmente più la ricordano questa canzone nella versione del 1997, chiamata anche Goodbye England's Rose, riadattata per la scomparsa di Lady Diana e suonata all'abbazia di Westminster in occasione del funerale. Una sola canzone per due donne, scomparse tragicamente entrambe a 36 anni di età, unite da ipotesi di complotto e da una similitudine, una candela nel vento. La fiamma di Marilyn, che stava divampando come un incendio, si è trovata nel mezzo di un uragano, forse sarebbe meglio dire che in quelle raffiche di vento estreme lei c'era sempre stata, ma una più forte delle altre la travolse durante la notte tra il 4 e il 5 agosto 1962, quando intorno alle 3:30 di notte il suo psichiatra, il dottor Ralph Grinson, ricevette una telefonata. Si vestì di corsa, scese le scale e salì velocemente in auto, guidando per 2,5 km, fino al 12305 di Fifth Helena Drive a Brentwood, Los Angeles. A chiamare era stata Eunice Murray, scrive lo scrittore Anthony Summers in Dea, le vite segrete di Marilyn Monroe, dicendo che a mezzanotte aveva notato la luce in camera di Marilyn, poi dopo le 3 si era svegliata e aveva visto che la luce era ancora accesa. Per paura di farla arrabbiare svegliandola inutilmente, disse la Murray, aveva chiamato Grinson. Le dissi di bussare alla porta, scrisse Grinson a un amico poco dopo. Lei lo fece e non ebbe risposta. Andò sul davanti della casa a guardare dalla finestra e vide Marilyn sdraiata, immobile, sul letto. Le dissi che arrivavo immediatamente e di chiamare il dottor Engelberg. Grinson raggiunse la casa di Marilyn in 5 minuti. Quella notte però altri vengono chiamati in fretta e furia e mentre Los Angeles dormiva, una notizia iniziò a diffondersi, scomodando medici, personalità del mondo dello spettacolo, un legale e naturalmente la polizia. Il sergente Jack Clemons era di turno al Dipartimento di Polizia di Los Angeles Ovest. Aveva preso servizio a mezzanotte e aveva svolto la normale routine fino alle 4:25, quando suonò il telefono. Una chiamata smistata dal centralino della sede centrale della città. «Chiamo dalla casa di Marilyn Monroe, è morta!» disse la voce all'apparecchio. «Chi ha detto di essere?»
chiese Clemons pensando a uno scherzo. «Sono il dottor Hyman Engelberg, il medico di Marilyn Monroe. Sono in casa sua. Si è suicidata!» Il sergente prese nota dell'indirizzo 12305 Fifth Helena Drive e si diresse subito verso la zona. Lungo la strada chiese via radio di essere raggiunto da una pattuglia d'appoggio. Fifth Helena Drive era una strada corta e senza uscita e il numero 12305 si trovava proprio in fondo. La villa era una casa in stile messicano, con varie automobili parcheggiate nel cortile. Clemons bussò alla porta e poco dopo gli aprì una donna di mezza età, nervosa e spaventata. Disse di chiamarsi Eunice Murray ed era la governante di Marilyn Monroe. La padrona di casa disse si era tolta la vita. Entrato nella camera da letto, Clemons vide che il corpo nudo di Marilyn era steso sul suo letto, il viso coperto da un lenzuolo. Nella stanza si trovavano anche due uomini. Uno era il dottor Engelberg, che aveva chiamato la polizia poco prima. L'altro, il dottor Ralph Grinson, lo psichiatra. «Si è suicidata», disse Grinson, e indicando un tubetto vuoto di Nembutal sul comodino, aggiunse. «Le ha prese tutte». Nembutal è il nome commerciale del pentobarbital, un barbiturico ad azione rapida approvato dalla FDA, la Food and Drug Administration, cioè l'ente governativo statunitense, che si occupa di regolamentare i prodotti alimentari e farmaceutici. Per crisi epilettiche veniva usato come ipnotico a breve termine e nell'anestesia preoperatoria. Il sergente Clemons dirà poi, «Giaceva prona in quella che io chiamo la posizione del soldato. Il volto era affondato nel cuscino, le braccia lungo i fianchi, il braccio destro leggermente piegato, le gambe erano perfettamente tese. La sua impressione fu che non fosse una posizione naturale, forse era stata messa lì da qualcuno, ma la domanda se il corpo fosse stato spostato ricevette risposta negativa. Dopo qualche altra domanda, il poliziotto raggiunse la governante nel portico dell'entrata di servizio, dove erano in funzione sia la lavatrice che l'asciugabiancheria. Signora Murray, che stava piegando dei panni, sembrava scossa e al sergente Clemons sembrò strano che in un momento come quello e a quell'ora della notte si fosse messa a fare il bucato. La Murray raccontò di avere scoperto che era successo qualcosa subito dopo mezzanotte e di avere chiamato il dottor Grinson, giunto alla villa verso mezzanotte e mezza. «Mi ero ritirata alle 10 circa», spiegò a Clemons. «Avevo ancora delle cose da fare e ho notato che la luce filtrava da sotto la porta della camera di Marilyn. Ho pensato che stesse dormendo o parlando al telefono con un amico, per cui mi sono messa a letto. Mi sono svegliata a mezzanotte per andare in bagno, da Marilyn c'era ancora la luce accesa e mi sono preoccupata. Ho girato la maniglia, ma era chiusa dall'interno. Ho bussato, ma Marilyn non ha risposto, per cui ho chiamato il suo psichiatra, il dottor Grinson, che abita non lontano da qui. Anche lui ha bussato e non ha avuto risposta. Allora è andato fuori, ha guardato dalla finestra della camera, ha visto che Marilyn giaceva immobile sul letto e aveva un aspetto strano. Ha spaccato il vetro con un attizzatoio, è entrato e ha aperto la porta. Mi ha detto, l'abbiamo perduta. Poi ha chiamato il dottor Engelberg. Clemons le fece notare che gli sembrava strano che tra la scoperta del cadavere a mezzanotte e la chiamata alla polizia fossero passate 4 ore e mezza. Ma la risposta che ricevette lo spiazzò. Avevo tante cose da fare. Mi sono resa conto che probabilmente sarebbero state coinvolte centinaia di persone e dovevo ancora vestirmi. Faccende da sbrigare con un cadavere in casa. Il sergente tornò allora dai due medici con la stessa domanda e gli venne spiegato che prima di telefonare a qualcuno occorreva l'autorizzazione dell'ufficio stampa della 20th Century Fox con la quale Marilyn stava girando un film e che durante il tempo intercorso tra la scoperta e la telefonata alla polizia i due avevano semplicemente parlato. Dopotutto il segreto professionale garantiva ai medici la possibilità di restare in silenzio. Grinson comunque confermò che i fatti si erano svolti come aveva raccontato la signora Murray. Lei lo aveva chiamato intorno a mezzanotte. Lui era arrivato mezz'ora dopo e aveva dovuto rompere la finestra della camera di Marilyn con l'attizzatoio. Aggiunse che l'attrice stringeva il telefono in mano e che lui gliel'aveva tolto. Forse aveva cercato di chiedere aiuto, disse. Ma se c'era la governante nell'altra stanza, si chiese Clemons,
Perché mai doveva telefonare a qualcuno per chiedere aiuto? Nonostante tutti i suoi dubbi e i suoi sospetti, il compito del sergente non era quello di condurre le indagini e così alla fine furono messi i sigilli alla porta, ma la notizia si diffuse rapidamente e non ci volle molto prima che i cronisti prendessero d'assalto la villa. A questo punto sono convinto che nel racconto che vi ho appena narrato non vi sarà sfuggita una piccola incongruenza. C'è naturalmente una spiegazione, ma per ora cristallizziamo quel terribile momento, mettiamo un segnalibro e poniamoci due domande. È questa la verità? E se non lo è, che cosa è successo davvero quella notte? Se fosse un film, sarebbe un flashback, scrive Antonio Tabucchi, autore del bellissimo Sostiene Pereira, nella prefazione di Marilyn Monroe Fragments. Si vedrebbe una bambina dal viso dolce e gli occhi grandi, che si chiama Norma Jean. Indossa una calzamaglia con due alucce trasparenti sulle spalle che la fa sembrare una creatura uscita dal mondo di Peter Pan. Cammina su un cavo teso in alto, molto in alto, come un acrobata, con le braccia che fanno da bilanciere, avanzi in precario equilibrio, eppure sembra sicura di sé, con la sicurezza inconsapevole dei sonnambuli, ma non dorme, è ben sveglia. Che strano, non è un cavo d'acciaio. L'obiettivo si avvicina, è un filo di seta che oscilla pericolosamente nell'aria. Come può un filo così sottile reggere una bambina sospesa nel vuoto? Uno scatto, una polaroid, una bambina sospesa nel vuoto di un'infanzia difficile, una bambina sola. È così Norma Jean Mortenson Baker, figlia di Gladys Monroe. Il cognome è quello della nonna materna, nata nel 1902 in Messico da genitori statunitensi. A soli 14 anni Gladys era rimasta incinta e aveva dovuto sposare Jasper Baker, un giostraio alcolizzato e violento che scappò con i due figli quando capì che la moglie intendeva chiedere il divorzio. Quando scoprì che Baker era in Kentucky dai suoi genitori, Gladys tentò di riprenderseli i figli, ma senza successo. Tornata a Hollywood, conobbe Stanley Gifford, un piazzista della Consolidated Film Laboratories, e grazie a lui trovò lavoro nel reparto assemblaggio negativi. Si innamorò dell'uomo, ma lui non voleva saperne di sposarla. Così, per superare l'ennesima delusione, si sposò con un fornaio di origine norvegese, Edward Mortenson, che però lasciò pochi mesi dopo. Edward morì poi nel 1929 in un incidente motociclistico, ma nel frattempo, il 1 giugno 1926, al General Hospital di Los Angeles nacque Norma Jean, a cui fu messo il cognome Mortenson, nonostante con molta probabilità il padre fosse invece proprio Stanley Gifford, con cui Gladys riallacciò i contatti dopo aver lasciato il fornaio norvegese. Il primo dei tanti elementi controversi della vita di Marilyn Monroe, che usò sempre il cognome Mortenson sui documenti ufficiali, negando poi che l'uomo fosse suo padre. E dopotutto, durante l'infanzia, la piccola Norma Jean si dovette accontentare di immaginare suo padre. Nell'appartamento di mia madre, scrive Marilyn nella sua autobiografia, c'era un oggetto che mi aveva sempre affascinato, una fotografia appesa alla parete. Sulle pareti non c'erano altre fotografie, solo quella foto incorniciata. «Quello è tuo padre», mi disse. Ero così emozionata. Era meraviglioso avere un padre, poter guardare quella fotografia e sapere che appartenevo a quell'uomo. Nei suoi occhi si leggeva un sorriso vivace e aveva dei baffi sottili come quelli di Clark Gable. Iniziò così una fantasia che durò per tutta la vita ed è la stessa Marilyn a dire come raccontasse alle amiche da bambina che Clark Gable fosse davvero suo padre. La vedova dello psichiatra di Marilyn, Hildy Grinson, raccontò: Marilyn aveva visto in quella fotografia un viso che somigliava a Gable, così a volte si lasciava andare all'idea, alla fantasia che Gable fosse davvero suo padre. Ma la fantasia non poté purtroppo cambiare la realtà. Visto lo scandalo che avrebbe provocato una ragazza madre lavoratrice, siamo pur sempre negli anni 20 del secolo scorso, e Gifford rifiutò nuovamente di sposarla, Gladys decise di tornare da sua madre, Della Monroe Granger. Se abbiamo dubbi sulla parte paterna, tuttavia, quella materna è molto più documentata e la storia di famiglia in qualche modo lascia comprendere i futuri timori di Marilyn sulla predisposizione genetica alla malattia mentale. Il bisnonno materno Tilford Hogan si era suicidato a 82 anni e il nonno materno
Otis Monroe, era stato colpito da paralisi progressiva ed era deceduto in un ospedale psichiatrico. Della Monroe Granger, ahimè, non fu esente da tutto questo. Soffriva di alcuni disturbi mentali che le provocavano scatti d'ira incontrollabili e che avevano indotto il suo secondo marito a lasciarla. Morì in manicomio a 51 anni, poco dopo la nascita di Norma Jean, per una malattia cardiaca accompagnata da psicosi maniaco-depressiva. Ma nel 1926, quando Gladys tornò da lei, Della era ancora nella sua casa, sebbene sul punto di partire per il Borneo, dove il marito si era trasferito per lavoro e dove lei sperava di riuscire a riconquistarlo. Si trovò comunque una soluzione. Gladys si sarebbe trasferita temporaneamente dai vicini di casa, Wayne e Ida Bolander, che l'avrebbero aiutata dopo il parto. La madre rimase con lei per circa un mese e poi se ne tornò da sola a Hollywood, lasciando la piccola ai Bolander. Quando nonna Della rientrò, tempo dopo, da sola, la situazione non migliorò, anzi. Ricordo di essermi svegliata dal mio sonnellino, racconterà Marilyn molti anni più tardi, e di avere dovuto lottare per la vita. Mi premevano qualcosa sul volto, forse un cuscino. Lottai con tutte le mie forze. Aveva 13 mesi e con ogni probabilità il ricordo non era autentico. Tenendo presente anche il modo con cui Marilyn intesseva di fantasie i suoi anni giovanili. In qualunque caso non bisogna attendere molto perché Della facesse davvero qualcosa di troppo. Successe quando cercò di sfondare a pugni e a calci la porta dei Bolander per riprendersi la bambina. La polizia arrivò, la portò via e fu rinchiusa in manicomio e abbiamo già visto il resto della storia. Ripensate ora a quella Polaroid, quella bambina con le ali che cammina in bilico su di un filo di seta, un passo dopo l'altro, sballottata da raffiche di vento, sempre sull'orlo del baratro. Immaginate, cos'altro ancora le potrebbe capitare? Gladys andava a trovare Norma ogni sabato, ma la bambina non capiva esattamente chi fosse quella donna dai capelli rossi. Era una donna carina che non sorrideva mai, scriverà nella sua autobiografia. L'avevo vista spesso prima, ma non sapevo bene chi fosse. Quando le dissi «Ciao mamma», mi fissò. Non mi aveva mai baciato o abbracciato. A malapena mi aveva rivolto la parola. Di tanto in tanto mi portava nel suo appartamento. Ero sempre spaventata quando andavo da lei e passavo la maggior parte del tempo nell'armadio della camera da letto, nascosta tra i suoi vestiti. Di rado mi parlava e se lo faceva mi diceva solo «Non fare rumore, Norma». Lo diceva anche quando me ne stavo sdraiata a letto la sera e sfogliavo un libro. Persino il rumore di una pagina la innervosiva. Con l'arrivo del 1929 la Grande Depressione si allarga a macchia d'olio e gli Stati Uniti cadono in una tremenda recessione che non risparmia Gladys dalle difficoltà economiche, rendendola ancora più ansiosa. Come se non bastasse, le giunse notizia che il suo primo bambino, Jackie, era morto per una lesione poi degenerata in tubercolosi ossea. Se ne sentì responsabile perché non era riuscita a portarlo via dal padre e fu presa dai sensi di colpa. La madre di Marilyn era completamente soggiogata dalla religione e dall'idea del male. In questo si dimostrava il suo squilibrio. Credeva di avere fatto qualcosa di male nella vita e di subirne la punizione, dirà in seguito Ines Melson, l'esecutrice testamentaria di Marilyn e tutrice di Gladys, che apparteneva alla Christian Science o il cristianesimo scientista, un movimento religioso cristiano metafisico fondato nel 1879 negli Stati Uniti da Mary Baker Eddy. I sensi di colpa e la preoccupazione spinsero Gladys a provare a riprendersi Norma per andare finalmente a vivere con lei in una casa tutta loro. Nonostante il taglio degli stipendi provocato dalla devastante crisi economica nel paese rendesse il progetto molto difficile. Lavorando senza sosta e facendo gli straordinari, la donna riuscì a raccogliere abbastanza denaro per la prima rata necessaria all'acquisto della casa dei suoi sogni. Quindi andò dai Bolander, si riprese la bambina e per riuscire a pagare il mutuo affittò un piano della casa a una coppia di inglesi, coniugi Kinnell o Kimmel, secondo altre fonti, che lavoravano nel cinema. Ciò permise alla piccola Norma di conoscere un mondo totalmente diverso da quello a cui era stata abituata. Inoltre, trascorreva interi pomeriggi al cinematografo ogni volta che non aveva scuola. «Ci passavo tutto il giorno», ricorderà anni dopo. «A volte restavo fino a sera tardi, una bambina tutta sola. Mi sedevo nelle prime file, dove lo schermo è enorme, e mi piaceva moltissimo, ma la tranquillità era solo temporanea.
Gladys continuava a sentirsi depressa ed esaurita e col senno di poi appare evidente come stesse in qualche modo seguendo le orme della madre. Tra la fissazione religiosa e quelle particolarità che si evidenziano nei disturbi schizofrenici e maniaco-depressivi, tratti che possono essere ereditari. La psichiatra Valerie Schickberg, consulente presso numerosi ospedali di New York e consultata da Summers per la sua inchiesta, dice che Marilyn era una persona che aveva tutte le carte in regola per essere quello che oggi si chiama una personalità borderline, cioè un individuo che è sospeso sul confine tra psicosi e nevrosi e passa frequentemente dall'una all'altra. Intervistata, la dottoressa Schickberg commenta: i problemi di una persona di questo tipo hanno radici nella primissima infanzia. Di solito i borderline hanno avuto una madre carente o addirittura psicotica. Nella loro storia di famiglia, in genere, vi sono separazioni e divorzi, o emerge l'assenza totale di uno o di entrambi i genitori durante la loro prima infanzia. La situazione di Marilyn corrispondeva proprio a quella di una borderline. La persona borderline tende a essere emotivamente instabile ed eccessivamente impulsiva e a far mostra di un carattere apparentemente espansivo e attivo. Spesso è istrionica, seducente, eccessivamente preoccupata della propria bellezza. Ha sempre bisogno dell'approvazione altrui, ama il plauso, non sopporta la solitudine e di fronte al rifiuto da parte degli altri cade in abissi di depressione. Un borderline tende a fare un uso eccessivo di alcol e farmaci e spesso minaccia il suicidio per ottenere il soccorso altrui. Questo profilo caratteriale, redatto sulla base di studi comprendenti migliaia di casi clinici, si adatta in maniera inquietante a Marilyn Monroe. Il resoconto fatto da Summers in Dea, le vite segrete di Marilyn Monroe, è spaventosamente calzante. Ma c'è un altro tassello da aggiungere, un altro elemento controverso che vi racconterò in due diverse versioni. La prima è del 1934, quando nella vita di Norma cadde qualcosa di orribile. Il signor Kimmel attirò con un pretesto Norma nella sua stanza, chiuse la porta a chiave e poi abusò di lei. Quando la piccola corse in lacrime dalla madre per dirle che cosa le aveva fatto quell'uomo, Gladys reagì dandole della bugiarda. «Il signor Kimmel è un uomo a posto, è il mio miglior pensionante», gridò la donna, per paura di lasciarsi sfuggire un'importante fonte di reddito. Questa era la prima versione. La seconda versione, invece, Marilyn pare abbia iniziato a raccontarla nel 1947, accennandola a un giornalista dell'ufficio pubblicità della 20th Century Fox, Lloyd Shearer. Mi confidò di essere stata aggredita da uno dei suoi tutori, violentata da un poliziotto e assalita da un marinaio, disse il giornalista. Ebbi l'impressione che vivesse in un mondo di fantasie, prigioniera delle sue invenzioni e completamente assorbita dalla sua sessualità. Nel 1954 il racconto si modificò. Avevo quasi 9 anni e abitavo presso una famiglia che affittava camere e uno degli inquilini si chiamava Kimmel, racconterà Marilyn. Era una persona dall'aria molto seria e tutti lo rispettavano e lo chiamavano Mr. Kimmel. Un giorno, mentre passavo davanti alla sua camera, la porta si aprì e lui mi disse con tono tranquillo: «Per favore, entra, Norma». Mi sorrise e girò la chiave nella serratura. «Adesso non puoi più uscire», fece, come se stessimo giocando. Rimasi lì a fissarlo, ero spaventata, ma non avevo il coraggio di gridare. Quando mi mise le mani addosso, cominciai a tirare calci e pugni più forte che potevo, ma non riuscii a urlare. Era più forte di me e non mi lasciava. Continuava a sussurrarmi di fare la brava bambina. Quando aprì la porta e mi lasciò uscire, corsi dalla zia per dirle quello che aveva fatto. La zia sarebbe la mamma. «Devo dirti una cosa», balbettai, «di Mr. Kimmel». Anche in questa versione della storia, però, la risposta della madre, che lei appunto definiva zia, fu la stessa. «Non permetterti di parlare male di Mr. Kimmel. Mr. Kimmel è una brava persona, è il migliore dei miei inquilini». Marilyn raccontò spesso questa storia a chiunque volesse ascoltarla e molto probabilmente, se non del tutto vera, non era neppure del tutto falsa. Intervistata da Jake Rosenstein, anni dopo confermò: «Successe davvero, ma io non fuggii da quella stanza piangendo o gridando. Sapevo che era una brutta cosa, ma per dire la verità, probabilmente ero più incuriosita che altro. Nessuno mi aveva mai detto niente del sesso e francamente non avevo mai pensato che fosse tanto importante o che ci fosse qualcosa di male». Ma la triste infanzia di Norma Jean non era ancora finita. Un giorno Gladys ebbe un crollo e pochi giorni dopo
cadde dalle scale nel corso di una crisi isterica e finì poi ricoverata al manicomio statale di Norwalk, lo stesso in cui erano stati ricoverati suo nonno e sua madre. Il sogno della casa perfetta era durato solo 3 mesi. Gladys fu dichiarata incapace di intendere di volere. Case e mobili furono venduti per pagare i debiti e Norma Jean fu affidata a Grace McKee, una collega e amica di Gladys. Zia Grace è stata la prima persona che mi abbia mai dato dei buffetti sulla testa o accarezzato le guance, scriverà Marilyn. Mi ricordo ancora quanto fosse emozionata quando la sua mano gentile mi sfiorava. Quando però la donna si sposò qualche mese dopo non c'era più spazio per la bambina e Norma fu portata all'orfanotrofio di Los Angeles, dove le fu assegnato il numero 3463. All'orfanotrofio cominciai a balbettare, ricorderà. Avere una madre e dovermi sentire orfana, forse fu quello il motivo. Comunque tartagliavo, era terribile e continuai per anni, credo fino a 15. Iniziò anche a soffrire di disturbi del sonno che l'avrebbero accompagnata per tutta la vita. Era vittima del terrore notturno, quella sindrome che induce a svegliarsi terrorizzati, paralizzati e con l'impressione che qualcuno sia presente nella stanza e che può indurre stati di panico e angoscia. Vi ricordate, ne abbiamo parlato a proposito dei presunti rapimenti alieni. Nonostante il matrimonio, Grace restava la tutrice di Norma e ogni fine settimana l'andava a prendere. La truccava, la pettinava. Quando la guardavo, dirà Marilyn, lei mi sorrideva e mi diceva «Non preoccuparti, Norma Jean, da grande sarai una bella ragazza, me lo sento». Norma sognava che Grace la prendesse a vivere con lei, ma le condizioni economiche della donna non glielo permettevano e la ragazzina fu affidata a una famiglia che riceveva $5 alla settimana per il suo mantenimento e poi a un'altra famiglia, a un'altra e a un'altra ancora. Cambiai 9 famiglie prima di smettere di essere un'orfana legalmente riconosciuta, racconterà nella sua autobiografia. Tutte le famiglie con cui abitai avevano una cosa in comune, la necessità di ricevere quei $5. Ero anche un aiuto in casa, ero forte, sana, in grado di lavorare quasi come un'adulta. Imparai a non infastidire nessuno chiacchierando o piangendo. Capii anche che il modo migliore per evitare guai era non lamentarmi mai né fare richieste. Me ne stavo quasi sempre zitta, perlomeno di fronte agli adulti. Mi chiamavano il topo. Parlavo poco, tranne che con gli altri bambini, e avevo molta fantasia. Finalmente, nel 1937, Grace poté prendere Norma Jean con sé e suo marito, ma anche quella era una sistemazione provvisoria. La coppia era sulla via dell'alcolismo e dopo una pericolosa scenata del marito, Grace decise che la bambina sarebbe stata meglio da una zia, Olive Monroe, dove però rimase meno di un anno perché un'inondazione le distrusse la casa. La piccola finì così a vivere da una zia di Grace, Anna Lower. Tra noi c'era vero calore perché lei mi capiva, dirà Marilyn. Sapeva che cosa vuol dire essere giovani e io l'amavo tantissimo. La sera lavavo i piatti cantando e fischiettando e lei diceva «Non ho mai sentito una bambina cantare tanto». Norma Jean intanto si stava trasformando in una donna. Non aveva altro che la sua divisa da orfanella da indossare e tutti a scuola la evitavano perché viveva nella parte più povera di Los Angeles. Ma quando il suo corpo cominciò a cambiare, il petto iniziò a crescerle, si ritrovò di colpo al centro dell'attenzione dei suoi compagni di classe, prima, e di tutti i ragazzi che la vedevano passare, poi. «Non facevo attenzione ai fischi e alle grida», racconterà lei. «A dire il vero li sentivo appena». Provavo una strana sensazione, come se in me ci fossero 2 persone. Una delle due era la Norma Jean dell'orfanotrofio, la figlia di nessuno. L'altra era una di cui ignoravo il nome, ma sapevo a chi apparteneva. Lei apparteneva all'oceano, al cielo, al mondo intero. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, che ci permette di realizzare questa e le altre serie che condivido qui sul mio canale YouTube e sugli altri canali. Trovate i loro nomi in coda a questo video e potete voi stessi sbarcare sulla mia isola e unirvi a noi, avendo così accesso a una quantità di contenuti esclusivi. Vi invito anche a iscrivervi alla mia newsletter, l'avviso ai naviganti, dove ogni settimana condivido riflessioni e segnalo anche gli appuntamenti, perché come sapete il mio nuovo libro La scienza dell'incredibile è ormai uscito e io sono in giro in tutta Italia per presentarlo. Se andate sulla mia newsletter, sull'avviso, trovate l'elenco completo di tutte le date che
da qui a tutta l'estate quasi, mi vedranno viaggiare e incontrare i lettori. Molte sono proprio nel centro e nel sud dell'Italia e poi naturalmente anche al nord. Quindi ci vediamo molto presto e nel prossimo episodio Norma Jean Mortenson si getterà in una vita sconosciuta e da quel tuffo nell'ignoto nascerà proprio Marilyn Monroe. A presto!